Manca solo un giorno al risveglio del cuore ora. Potremmo di nuovo passare il tempo con Shiya e basta, in realtà c'è solo lui. Ma anche così stai diventando davvero bravo, Star Sun. Ti vuoi allenare anche oggi, vero? Sento di potermi avvicinare grazie a Yoshitsune. Cosa vuoi fare? Vuoi passare il tempo con Shiya? Sì. Va bene, allora facciamo una partita. Chi le mette le monetine, io o tu? Come stanno i ladri fantasma? Pare che abbiano ottenuto un altro successo, eh? Fantastico! Quale dei tanti? La mia guerra è ancora in corso. Probabilmente è perché mi ritengono debole. Se solo fossi forte, quante ladri fantasma. Ehi, ragazzino, sarai anche piccolo, ma giochi da Dio. Oddio, ancora questo. Perché? Essere grossi è meglio? Colpa mia, non intendevo questo. Pensavo solo che potremmo diventare amici, visto che siamo entrambi gamer. Mi chiamo Takekuma, mi guadagno da vivere giocando, più o meno. Mai sentito parlare di me? Paolo Bitta? Eh? Takekuma, il pro gamer! Certo, sei il tizio di tutti quei video in rete. Mentre tu sei quello che chiamano il re, dico bene? Ho sempre voluto sfidarti, anche se non so se sarebbe una buona idea. Voglio dire, se dovessi batterti il tuo rango precipiterebbe. E non voglio essere accusato di bullismo sul ragazzino. Mi hai appena dato del debole. Ci sto, accetto la sfida, non perderò. Non mi aspettavo di meno dal re. Ok, diamoci dentro. Cazzo fai con quella manina? Ah, infame. Sarò io a vincere. Devo... Ma come... Il re le sta prendendo. Quello è Takemura, vero? È incredibile. L'ho mancato. Il re ha perso. Questa non conta. Giochiamo di nuovo. Come vuoi. Wow, 10 sconfitte filate. Il re è stato massacrato. Troppo divertente, che stronzi. Ancora una, ancora una partita. Potremmo giocare all'infinito, ma il risultato non cambierebbe. È meglio finirla qui, per il tuo bene. Zitto! Hai barato, non è così? Già, diglielo. Vero, è impossibile che io venga sconfitto. Cavolo, alla fine il re è solamente un mocciosetto. Temo di averti sopravvalutato. Mi sentirei in colpa a batterti di nuovo. Quindi me ne vado. Vedi di allenarti un po' per la prossima sfida. Maledizione. Deve essere uno scherzo. Puoi vendicarti, sai? Lo farò. Sarò io a uscirne vincitore alla fine. Se dovessi perdere sarebbe la fine per me. Dai, vai tranquillo. La prossima volta lo batterò di sicuro. Non è finita così. I più forti vincono sempre alla fine. Proprio come i ladri. Vedrai, vincerò di certo. Al 100%. No, non sono un perdente, sappilo. Ah beh, lo so, tranquillo. Prima completiamo la sua questline, meglio è. Uno, perché a rango 7, come al solito, ci sarà la sua richiesta del memento. E due, perché alla fine sì, è bella la sua, diciamo, questline in un certo modo, ma non così tanto. Merda, è tardi, devo andare. Quel dannato Takemura, però, osare dirmi di allenarmi per la prossima sfida. Un adulto come lui non dovrebbe pensare ai videogiochi. Questo dissento. Mi ha aumentato la gentilezza. Permettimi, Shiya, ma dissento da quest'ultima affermazione. Bye bye. Che giornataccia, ci si vede. Penso che ci siano adulti che giocano veramente bene a molti giochi, quindi dissento totalmente. Oh, Kaitaka. Tra l'altro ieri era domenica. Ah, aspetta, era domenica, ma abbiamo passato la giornata con Futaba. Domani è il giorno previsto dall'accordo con il tuo fidanzato. Andrà tutto bene, visto lo stato in cui si trova mio padre, per ora è tutto sospeso. E vai, abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi. Questo però non significa che il mio matrimonio sia stato annullato. In quell'altro mondo mio padre ha ceduto, ma ora non ne sono più così certa date le sue condizioni. Così anche per questo dovremmo aspettare il risveglio del cuore. Beh, a me pare che sia tutto a posto. Sì, ed è tutto merito di voi, ragazzi. Se il cuore di Okumura dovesse risvegliarsi, tutto andrà a posto. Supponendo che lo faccia, come è sempre accaduto, dovremmo vedere presto i risultati.
speriamo allora che i risultati siano buoni. Hai sete di notizie, come al solito. In realtà non è vero, però forse con un'altra lettura da parte di Chihaya, chi lo sa. Se non ci aumenta il rango con Oya, passiamo la serata con le gemelline. Chiediamogli di Oya, paghiamo i soliti 5.000 yen. Bene, dopo la lettura Oya è di nuovo disponibile, grazie Chihaya. Sempre molto disponibile quando vuoi tu, eh? Ah, certo che vieni qui spesso. Non mi importa, basta che ti comporti bene, ok? Certo. Ecco il fan dei ladri fantasma, chissà cosa succederà, certo, ancora la stessa roba. Ehi, hai qualche notizia per me, vero? Mi servono altre informazioni sul ladri fantasma. Quindi ora appoggia qui il tuo bel sederino, dammi il culetto. Cosa vuoi fare? Vuoi passare il tempo con quell'ubriacona? Mi aspetto molto da te, siediti pure. Niente, mi fai schifo, Oya. Ehi, ecco il mio ragazzone, che notizie hai per me? Che sei ubriaca, donna. Se non mi piacciono, ti prendo a schiaffi. Ehi, sicura di stare bene? Che intendi? Ti preoccupi per me, Lala-chan? In genere si Caspita, era una vita che non la vedevo bere così tanto. Cosa? Non ho bevuto per niente. Non sono affatto Problemi a lavoro? Oh, sei sveglio, ragazzo. In realtà, la mia quota è raddoppiata. Cosa? Per fare tutto quel lavoro, però, servirà il quadruplo del tempo. Mi stanno caricando per non lasciarmi il tempo di fare altro. Ah, il mio capo è così stronzo. Di sicuro non gli piaci. Già, forse quel bastardo sa qualcosa. Oh. E pensare che iniziavo a sentirmi di nuovo una vera giornalista. Le indagini del caso di Caio, la scoperta dei segreti oscuri nascosti dalla società corrotta. E adesso, con tutto quel lavoro, non potrò più indagare. Sembra una bella seccatura. Certo che lo è, ma che dovrei fare? Se non raggiungo la quota, mi licenziano Lala-chan. In caso potrei vivere qui. La vedo nera per la mia indagine. Incidente di oltre un anno fa e le autorità non mi aiutano. Forse è stata davvero Caio. Dovresti avere fiducia nella tua amica. Non c'è bisogno di dirlo. Se non faccio io, chi lo farà? Datti una calmata. Ti prendo a schiaffi, eh? Ah, che diavolo sta facendo? Sono stata io a trascinare Caio nella politica, le è successo tutto per colpa mia. Sai, aveva iniziato nell'editoria scattando principalmente foto di natura e animali. Con la macchia fotografica era un genio, così ho pensato che sarebbe stata la partner ideale. Ehi, non puoi assumerti la colpa. Caio voleva smascherare il male della società tanto quanto te, o sbaglio? Ma se non l'avessi coinvolta? Accidenti, è stata tutta colpa mia. Per questo voglio arrivare in fondo alla storia. Questo è lo spirito. Già. Quando parlo con te riesco a calmarmi ed è strano. Sembra quasi che tu capisca davvero. Oh, e scusa se prima me la sono presa con te. Deve essere stato colpa dello stress. È solo che questa storia della quota mi fa impazzire. Dovrò dedicare tutta la mia attenzione. Conto ancora su di te per le storie sui ladri fantasma, però, finché te la senti. Finché mi aiuti, guarda, come posso dirti di no? Rango 6. Stiamo andando più avanti con Oya che con Chihaya e questa cosa non l'avevo calcolata. Per un po' rallenterò anche con le indagini, non voglio attirare troppo l'attenzione. In sostanza ti sta dicendo, per un po' ti metto in pausa. Potrei chiedere aiuto a qualche collega, i giornalisti darebbero un braccio per uno scoop. Allora, sono pronta per le informazioni di oggi. Spero che non ti dispiaccia se torno a bere, dopo la chiacchierata sono fin troppo lucida. Cazzo, ma questa quanto beve? Ah, sì, si sta facendo tardi. Ci vediamo. Ciao, Oya. Ehi, bel fustone. Ciao di nuovo. Ehi, ragazzino. Grazie per la spifferata sul ladri fantasma di prima. Sono seria. Intendo davvero seria. Lo apprezzo molto. Riesco a raggiungere la mia quota assurda solo grazie alle tue informazioni che mi passi sul ladri fantasma. E allora otterrò più informazioni.
Sì, continua così. Sei veramente affidabile, ragazzino. Beh, per ora credo che lascerò al mio complice la raccolta delle informazioni. Devo concentrarmi sulla quota. Non abbasserò mai la mia inchiesta. Brava. Chiudiamola qui per oggi. Attendo con ansia il tuo prossimo scoop. Ciao. Maledetta ubriacona. Quanto mi stai sulle palle. 92%. Madonna mia. Piripipi. Scusate se vi scrivo così presto di mattina. Sembra che mio padre abbia deciso di tenere una conferenza stampa urgente. A quanto pare il cuore di Okumura si è finalmente risvegliato. Questo dovrebbe alleviare almeno in parte il peso che grava sulle spalle di Haru. Davvero? Congratulazioni! Quando sarà? Stasera alle 20. Mi chiedo se parlerà degli arresti mentali. Dove potremmo vederla? Perché non ci incontriamo tutti prima? Va bene, tutti qui allora. Non c'è una vera ragione per cui dovremmo incontrarci, ma potrebbe comunque essere utile. Comunque, che ne dite del tetto della Shujin Academy? In effetti, si dà il caso che io abbia già delle faccende da sbrigare lassù. A me sta bene, è passata una vita dall'ultima volta che ci sono andata. Aspetta, la scuola? Futaba, assicurati di entrare dall'ingresso principale. Ci vediamo dopo le lezioni. Un attimo, dov'è Yusuke? Se a quest'ora dorme ancora, farà certamente tardi a scuola. Ma che gli frega, tanto lui è bravo a disegnare. È l'ultimo dei suoi problemi entrare in classe in tempo. Oh, ma guarda, un'interrogazione. Manca una settimana agli esami. Non avrete problemi se avete studiato durante il quadrimestre. A parte questo, la Okumura Food è un argomento scottante ultimamente. L'intensa copertura mediatica deve avergli sfruttato almeno 10 milioni di yen. 10 milioni di yen, eh? Vediamo quanti sono. 10 milioni di yen sono 77.800 euro. All'inizio pensavo che tutto questo scalpore facesse parte di qualche campagna pubblicitaria. Credo comunque stia creando loro una cattiva immagine. Ma va? Ma davvero? C'è qualcuno che direbbe che sia nel bene sia nel male, l'importante è che se ne parli. Pubblicità e immagine pubblica sono gli aspetti più importanti per un'azienda. Conoscete un test psicologico che utilizza queste immagini? L'idea è dare delle forme, un nome in linea con l'aspetto. Star-san. Ma perché sempre io? Ai partecipanti fu chiesto di chiamare una di queste forme Boba e l'altra Kiki. Qual è stato il nome più associato alla forma B? Boba, ovviamente. Esatto, la maggioranza ha chiamato la B Boba e la A Kiki. Suoni acuti come la K e la T sono collegati a immagini pungenti. Questo perché, stando a una teoria, suoni e forme vengono elaborati nella medesima area del cervello. Inoltre questa percezione è identica a livello globale. Lingue diverse, stesso risultato. Oh, quindi la T è un nome pungente, è una lettera pungente, e la B è una lettera curva. Yeah, che bello, abbiamo imparato qualcosa. Il nome di un prodotto imprime un'immagine nella nostra mente ben prima di usarlo e comprarlo. È vero, un extreme burger ti fa pensare a un panino cazzuto, il bello burger ti fa pensare a un panino piccolino carino. Il Big Ben Burger ne è un esempio. Le consonanti decise e le sillabe brevi lasciano un'impronta forte, anche se, viste le ultime news, c'è il rischio che evochi l'immagine dei deboli oppressi dal potere. Persino gli insegnanti hanno gli occhi puntati sulla Okumura. Forse perché mangiano tutti hamburger qui. Beh, dovremmo avere un risveglio del cuore, quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi. Non ne sarei così sicuro. Vabbè, io torno a dormire allora. Ma io mi chiedo, Morgana per 6 ore sotto quel banco non si rompe le balle? D'accordo, per oggi è tutto. Vabbè. Finalmente si mangia. Cavoli, ho proprio voglia di un bel pezzo di pane. Star-kun, potrei parlarti un momento? Dimmi, tesoro. Allora, riguardo alle consulenze del dottor Maruki, sei già andato a trovarlo, giusto? Certo, più di una volta. Capisco. Beh, sono contenta. Sono certa che lo sai, ma il periodo di servizio del dottor Maruki termina molto presto. I superiori mi hanno chiesto di assicurarmi che tutti voi abbiate ricevuto la consulenza adeguata, soprattutto tu. Fa lo sforzo di andargli a parlare, così da non attirare su di te le attenzioni indesiderate, ok? Certo. Il consulente?
Ma comunque è l'ora di pranzo. Sotto con il pane. Dammi da mangiare. C'ho fame, dammi. Ah, Star Senpai, è bello vederti. Come va? Alla grande. Anche tu stai per pranzare, Star Senpai? Se a te sta bene, ti andrebbe di mangiare insieme? Buona idea. Dov'è il pane? Ah, che bello vedervi insieme. Ah, vuole unirsi a noi per il pranzo, dottor Maruki? Stavamo giusto parlando di mangiare insieme. Ne siete proprio sicuri? Beh, in tal caso, mi aggrego più che volentieri. Oh, Maruki. Quello sarebbe il tuo pranzo, Yoshizawa-san. Io un pezzo di pane, Maruki un bento probabilmente comprato al combini, e lei un bento extreme. Beh, sta crescendo. Mi sembra comunque... Devo nutrirmi bene se voglio mantenermi in attività. Ho un metabolismo assassino. Il problema sono i vostri pranzi, semmai, dal mio punto di vista. Maruki sempre, il suo cazzo di succo alla mela e quello che gli capita a tiro. Noi, il minimo sindacale per il pranzo. E tra l'altro Morgana dov'è? Per avere un corpo robusto bisogna mangiare come si deve. Dovreste rivedere le vostre diete. Touché. E hai ragione, il tuo sembra davvero nutriente. Sapete, ultimamente mi sembra che emani un'aura differente. Sì, sono riuscita a gettarmi alle spalle i vecchi problemi e a voltare pagina. Ah, ecco cos'è. E non mi sembra che tu stia ti stia sopraffaticando. Mi scuso per averla fatta preoccupare. Oh, figurati. È meraviglioso vederti così. Devo ammetterlo, sono sorpreso. Se posso chiedere, c'è una ragione particolare dietro a questa svolta. Sto tizio qua con gli occhiali dietro. Beh... È tutto grazie a Star Senpai e ai suoi amici. Mi hanno dato un motivo per rivedere le mie priorità, o meglio, per affrontare i miei problemi. Dico bene, Star Senpai? Dovresti esserne grata. Esatto. Affrontare i tuoi problemi, eh? Sei diventata molto forte, Yoshizawa-san. Ah, ed è tutta acqua passata. Oh, ho parlato troppo. Che dite? Ci concentriamo sul pranzo? Grazie per il pranzo. Oh, mi ero scordata che adesso ho educazione fisica. Devo proprio andare, scusatemi. Vabbè, sembra proprio che Yoshizawa-san abbia trovato un equilibrio. Solo l'altro giorno sembrava a pezzi per la sua situazione. Sono davvero sbalordito per questo cambiamento radicale. Magari è opera della del fantasma. Non credo. Stavo solo scherzando. Oh, tempo scaduto. Dovresti tornare in classe anche tu. Grazie, Maruki. Ci vediamo. Sai, dobbiamo vederci un'ultima volta per arrivare al rango 10. Che c'è che ti preoccupa, Maruki? Lo scopriremo la prossima volta, forse. Pepe. Vuoi che ci vediamo sul tetto dopo la scuola, giusto? Sul tetto? Di cosa parlate? Ah, già, tu non c'eri. Puoi venire sul tetto della nostra scuola dopo la fine delle lezioni oggi? Non capisco cosa sta succedendo, ma va bene. Haru è a scuola? Ci sto andando adesso, stamattina sono successe molte cose. Sarò lì prima della fine delle lezioni. Ora che ci penso, ci sono i tuoi fiori sul tetto. Non lo sapevo. Esatto, vista la stagione, sto pensando di fare alcuni trapianti a breve. I fiori sono un magnifico hobby, sarò felice di aiutarti. Aiuteremo anche noi, davvero, grazie. Va bene, allora ci si vede dopo la scuola. Benissimo, pianteremo fiori oggi. Eccoci dopo la scuola. Dunque, senpai, sei tu che le coltivi. Chiamami Haru. A breve avremo un cambio di stagione. Pensavo sarebbe bello dare un cambio anche alle piante. Questa volta è opera di Yusuke Kitagawa. Non ho fatto che, come posso dire, dare un tocco di candore bilanciato alla scala cromatica. È stata Haru, tra l'altro, a scegliere i fiori. Diventerà comunque una splendida aiuola. Non vedo l'ora. E se ti piantassimo, Mona? Ma non eri chiusa a casa fino a poco fa? Fa un po' di fotosintesi finché ci siamo qui. Madonna mia. Bene, cominciamo. Fa un po' di fotosintesi. Ah, stronza.
Le bocche di leone 2 mm a sinistra, di grazia. Mi dici, cosa cambia? Ehi, vi ricordate che si pensava di considerare il festival scolastico come nostra festa? E se facessimo una vera festa? Mi trovo concorde. Non solamente una festa, ma un benvenuto. Gradirei fare qualcosa tra di noi. Tipo mangiare da qualche parte, sapete, sto morendo di fame. E allora facciamolo, un doppio party per festeggiare il benvenuto a Haru. Ma non serve, il festival scolastico è più che sufficiente. Haru, tu non lo sai, ma io sono povero, ho fame. Ma se la festeggiata non interessa, noi come facciamo a sentirci carichi? Forse avete ragione. Allora, che ne dite di una festa notturna? Al Destiny Land. Scusa, Destiny Land, il regno dei sogni. È un po' tardi, ma forse possiamo sfruttare alcune situazioni per affittare il parco la sera. Il parco intero? Stai parlando di quel Destiny Land, vero? Non volete fare qualcosa tra di noi? Sì, ma... Aspettate, controllo una cosa. Ragiona come una celebrità. Che diamine deve controllare? Gente, sembra che si possa fare! Lo faremo veramente a Destiny Land! Non tipo uno dei ristoranti, ma l'intero parco! Anche per solo una sera, costa veramente una follia! Quello non sarà un problema! L'avevamo prenotato per una festa dell'azienda, ma è stata annullata per lo scandalo! Non avremmo avuto rimborso cancellando la prenotazione, perché non sfruttare la cosa? Abbiamo un parco solo per noi! È come, cazzo, prendere tutta una sera Gardaland. Una cosa del genere non attirerebbe l'attenzione. Nessun problema, sarà tutto a nome della società. E allora, facciamolo! Festeggeremo il doppio! Mi dispiace avervi interrotti, siete venuti ad aiutarmi in fondo. Beh, e ricominciamo. No, davvero, quanto costa? Porca troia! A quanto pare festeggeremo a Destiny Land stasera. Sogiro, stasera non aspettarmi con il curry. Ma ne ho preparato un quintale. Cosa ne faccio ora? Ah, era delizioso. Sputava col cappellino. La composizione del cibo sul desco possedeva l'armonia di un olio su tela di seta. Il personale ha preparato tavolo e cibo solo per noi, eh? Se dovevamo cenare insieme, ho pensato tanto vale goderci la vista. La vita da VIP è incredibile. Non mi aspettavo niente di meno da una festa privata. Non c'era veramente nessuno qui. Siamo i signori del regno dei sogni. Che carina putava con quel cappellino. Anche le luci sono solo per noi. Esatto. Wow. È bellissimo. Ah, mamma è bello quanto te. Dicono così le coppie, vero? Quella frase scioglierebbe chiunque davanti a una vista simile. Lady Anne, questa vista non è bella quanto... Dai, su, questa roba ci sta dando la testa. Ah, che cazzo! Parli come se non ne stessi tornando bambino anche tu, Ryuji. Solo perché Futaba mi sta sfidando a metterli. Non è vero. Beh, più o meno sì. Litigare vi avvicina. Da un certo punto di vista, mi chiedo se ha a che fare dove ci troviamo. Cos'era quello, Yusu che rideva? Oh, scalda il cuore. Io avrei voluto vedere anche la parata, ma vista la nostra improvvisata, non sono riusciti a radunare abbastanza personale per farla. Aspetteremo fino alla prossima volta. Questa festa è comunque la migliore a cui sia mai stato finora. È una figata. Già, è vero. Mi fa piacere che vi siate divertiti. Attenta, Auru. Hai fatto vedere a questa gente cosa vuol dire vivere nel lusso. Alzerà le aspettative sulle nostre prossime feste. Stai già pensando alla prossima festa? Non pensi sia un po' prematuro? Come per dire che entra qualcun altro nel gruppo. Però, come posso dirlo? Ho incontrato Mona-chan, ho conosciuto tutti voi. È tutto troppo perfetto. Mi sta venendo paura. Ti preoccupi troppo.
Devo essere solo nervosa per via di quello che mi succederà fino a... mi succedeva fino a poco fa. Chiedo scusa, non dovevo parlarne. Ehi, ma non è l'ora della conferenza stampa? Ah, già, giusto. Andiamo a vedere. Oh, tempismo perfetto! Padre! Oh, eccolo qui. Grazie a tutti per essere venuti qui nonostante i numerosi impegni. Voglio oggi rivelare quale sia la verità sulla situazione lavorativa della mia società. Sulle pessime condizioni di lavoro dei miei dipendenti, sulle condizioni igieniche permissive, su come l'intera azienda abbia insabbiato ogni parte di questo scandalo. Per tutto questo, chiedo perdono. Sta dicendo che è stato lei a gestire ogni cosa? Sì, sono l'unico responsabile. Girano voci sul fatto che decine di suoi dipendenti siano stati licenziati per una malattia misteriosa e che costoro fossero apparentemente contrari alla sua proposta di espansione all'estero, cosa accaduta anche ai dirigenti di aziende concorrenti nell'ambito di piani espansivi simili. È vero tutto questo? Sì. Si è trattato di una coincidenza? Ci dia qualche risposta. A questo proposito, devo dare un'informazione fondamentale oggi. Ecco, ci siamo. Okumura sta per dire chi c'è davvero dietro questi arresti mentali. Tan tan tan. Ed eccolo qui. Ma la cosa che mi chiedo io è sangue o è veramente roba nera? Questa cosa non è mai stata specificata effettivamente. Se è censurato oppure no. È morto. È... padre! Perché è collassato? Non va affatto bene, non ditemi che... Mona-chan, che sta succedendo? Non è possibile! Abbiamo fatto come sempre! Infatti, abbiamo seguito la solita procedura! Abbiamo anche fatto attenzione a prendere solo il tesoro! Devo chiamare casa! Non è colpa nostra, vero? Le altre quattro volte è andata tutto bene, sindaca Moshida! Se lasciamo vivere le ombre, le persone reali non subiscono un arresto mentale, vero? Così dovrebbe essere, sì. Già, deve essere così. Che succede? È la stessa. Ora ricordo, è quello che è successo a mia madre. Dunque, è questo il momento nel quale avviene un arresto mentale? Ma questo... ma perché hanno preso di mira Okumura-san? Ma che cazzo sta succedendo? Devo andare. Parlerò al personale prima di andarmene. Fate con calma. Haru! Non è colpa nostra, vero? Vorrei poterne essere sicuro. Che bella festa di benvenuto. Più tardi sentirò Haru. Meglio che torniamo a casa per oggi. Oh, Akechi. Ne è passato di tempo. Cosa sta guardando? Ah, ma quello! È solo un'ipotesi, ma forse Okumura è stato morso dai suoi cani da guardia. Sta dicendo che i ladri fantasma hanno indotto un arresto mentale improvviso in Okumura. I ladri fantasma potrebbero essersi liberati di un committente scomodo, magari a causa di un dissapore. E per coprire le tracce si sono occupati di Okumura. È un pessimo momento, ma in effetti sono qui per questo. Hai trovato delle prove? No, ma semmai la possibilità che ci siano, che non ci siano i ladri fantasma, ma bensì qualcun altro. Che vuoi dire? Anche tu sospettavi dei ladri fantasma? È solo un'ipotesi per ora, ma non me la sento di escluderla. Quindi Akechi sta dicendo che ci ha visto entrare, ha pensato, forse non sono così cattivi e sta ipotizzando che ci sia qualcun altro.
Domani perquisiremo la casa di Yokumura, come con la Shujin e il suo preside. Dobbiamo trovare delle prove, a qualsiasi costo. Tra l'altro, volevo chiederti una cosa. Prego. Non hai toccato il mio portatile, ho preso file senza il mio permesso, vero? Un cambio di discorso improvviso. Qualcuno ha trasferito dei dati, ho trovato delle tracce. Solo un piccolo messaggio d'errore. L'ho visto subito dopo il nostro litigio, il mese scorso. Per questo sospetta di me, mi faccia il piacere. Non sei stato tu, quindi? In quanto detective conosco il valore delle informazioni e quanto sforzo richiedano. Il mio lavoro è il mio onore. Mi aspettavo che lei, più di tutti, capisse questi valori, Sai-san. Chiedo scusa. No, Akechi si è incazzato. Allora chi? Chi ha rubato i miei dati? Ho abbassato la guardia. Sono miei. Sarò io a catturarli. Beh, in questo momento, nella vita reale, ci stai tenendo sotto pugno e sotto stretta mano. Hai sentito le notizie? Visto, è crollato durante l'intervista. Non c'è da scherzare. Che orrore. Potevano almeno mettere un avviso prima del video. Hanno detto che il preside Okumura è morto. Davvero, hai ragione. Ho appena visto che ne parlavano in TV. Le notizie volano veloci, eh? Cazzo è successo oggi? Allora, per quanto riguarda il padre di Hiraru, le notizie dicevano che si è trattato di un arresto cardiaco. Ma ci sono possibilità che ce la faccia, no? Mi dispiace dirlo, ma di solito in questi casi ciò che segue è solo la dichiarazione della morte. No, Haru. Perché sta succedendo? È possibile morire per colpa di un arresto mentale? Non lo so. Suppongo sia possibile che lo shock uccida le persone. Haru ha detto che suo padre non era in buona salute. Ma che sia morto così? Sembra quasi uno scherzo. Siamo noi responsabili della morte. Ma io pensavo che fosse ok finché non uccidevamo le ombre. Non l'hai detto tu, Morgana? Sarebbe dovuto andare tutto bene. Sarebbe dovuto. Perché è successo? Del resto abbiamo fatto tutto come sempre. In ogni caso, adesso ricomponiamoci. In pubblico ci dobbiamo comportare normalmente. Almeno quello. Ma non dimentichiamoci di Haru. Maledizione, non ha senso. Che abbia subito un arresto mentale è una cosa. Ma cosa dovremmo fare d'ora in avanti? Non lo so, ma dovremmo stare cauti. Porca miseria. Haru se la caverà, vero? Ah, lo spero. Credo che ci toccherà andare a dormire per questa sera. Ma che diavolo sta succedendo? Dormiamo, ci penseremo domani. Ormai è tardi, Morgana. Possiamo fare ben poco. Forse Igor mi darà qualche risposta. Stavolta niente musica? Ten ten. Ah, eccola. In piedi, prigioniero. Il nostro padrone ti deve parlare di una cosa importante. Ascolta le sue parole. Dimmi, Igor. Innanzitutto mi congratulo per aver espulso colui che era preda dell'avarizia. O almeno vorrei potertelo dire. Ma è successo qualcosa di strano, è vero? Non è stata colpa nostra? Cos'è successo? Chi può dirlo? Non la percepisci comunque, l'intenzione malvagia di qualcuno. A quanto pare, nuovi elementi sono entrati in gioco. Per come stanno le cose, non puoi completare la riabilitazione, ma dubito che la situazione perduri. Sono ansioso di vedere come supererai questo impasse. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Rango 9, Igor? Rango 9 e nessun premio. Oh, Igor, siamo vicini al nostro completamento. Ci rivedremo a breve. Tempo scaduto, prigioniero, fai ritorno al tuo mondo. Beh, buonanotte anche a voi allora, eh. Simpatia portami via, Igor, come sempre. Oh, la madonna. Il 10% abbiamo perso. Hai saputo? Okumura è morto. Lo dicono tutti i notiziari. È crollato a terra durante la conferenza stampa, giusto? Avrei voluto vederlo morire in diretta. Probabilmente è andata meglio così. È stato orribile. Non avrei mai detto che assistere a un attacco di cuore potesse turbarmi così tanto.
I telegiornali lo impuntano a una malattia, ma in ogni caso è molto strano, no? Accidenti, avrei voluto vederlo in diretta. Hai rotto il cazzo. Non l'hai visto? Basta, te lo sei perso. Vattelo a vedere su YouTube. No, interrogazione? E oggigiorno la letteratura proletaria è una letteratura scritta dalla classe operaia. Hai visto lì quell'intervista? All'inizio pensavo fosse uno show a telecamere nascoste. Ero così spaventata che... ero una studentessa. Ero così spaventata che ho cambiato canale. Sembrava super sofferente, una roba assurda. Volete fare silenzio? Siamo in classe. Che poi lunedì inizieranno gli esami intermedi. Concentratevi sullo studio. Si mette male. Kawakami ci farà il cazziatone se prendiamo dei brutti voti, cacchio. Se prendi dei brutti voti, io devo studiare. Mica tu, Morgana. Ah, sembra che la polizia si sia presentata alla nostra scuola. La polizia? E perché? Tua sorella non ti ha detto nulla a questo proposito? Nulla di nulla. Potrebbe esserci un qualche nesso con la morte di Okumura. Ma non c'è alcun collegamento tra la nostra scuola e l'Okumura Foods. Pensate che siano arrivati a parlare con Haru? Oggi è assente. Allora, per davvero, cosa sono venuti a fare? Non riesco proprio a immaginare la ragione. Comunque, stiamo molto attenti a non dare nell'occhio e andiamo dritti a casa subito dopo la scuola. Avete capito bene? Sì, signora. È lei il capo. Non ci sono cazzi. Lei è quella che comanda qui. Non abbiamo trovato alcun elemento utile. Capisco. Speravamo di trovare qualcosa di più di una lettera di sfida. Almeno abbiamo la conferma del legame tra la vittima e l'altro fantasma. Ma le impronte digitali non le controllano. Cioè, nel senso, io sono abbastanza sicuro che Yusuke, mentre scrive la lettera di sfida, non stia lì coi guantini a mettere pezzo per pezzo ogni singola lettera. Poi, magari sono paranoico io, eh. Grazie per la vostra collaborazione. Sì, pronto? A proposito, hanno trovato una lettera di sfida nell'ufficio del preside? Come? Ah, strano. Sì. Mi dispiace chiedere di nuovo, ma tuo padre non ha detto nulla sui ladri fantasma, vero? Esatto. Ti prego di contattarmi se noti qualcosa di strano, anche la minuzia più banale. Non voglio che ti sforzi, però, qualsiasi cosa ti venga in mente. Ciao, Sae. Il preside? Nessuno me l'aveva detto. Eccoci di nuovo qua. Che cazzo sta succedendo? Dove mi trovo? In sintesi, il tuo gruppo non ha tentato alla vita di Okumura e anche alla morte del preside della Shujin, nonostante la lettera di sfida non è stata opera vostra? Già, non era nostra. Sembri sincero. Se avessi voluto ingannarmi, avresti potuto inventare una bugia ben più semplice del metaverso. Inoltre, il tuo resoconto coincide con le mie indagini. Non può essere inventato. E odio ammetterlo, ma riconosco una falsa testimonianza. Deformazione professionale. Ma se aveste preso di mira Okumura per via dei dati sottratti a me, è stato prima delle classifiche. Avreste potuto ignorarlo e concentrarvi su gente più famosa. Ma allora, perché decidere di indagare ancora e prendere di mira questo criminale? Per difendere una nostra compagna. Ti posso capire. Non ci sono comunque ancora prove dell'evidenza di un altro sospettato. Detto questo, tu certamente non sembri un omicida. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Bella sorella. Tranquilla che tua sorella non l'ho toccata, sai. Non vorrei che mi sparassi, tranquilla. Ma con le morti a poca distanza di Okumura del preside, l'opinione pubblica era cambiata. Obbligati a dimostrare la vostra innocenza, il bersaglio seguente fu... Qual è il problema? Un effetto collaterale. Che diamine ti ha iniettato alla polizia? E che ne so, mi hanno drogato male. Ehi, riesci a sentirmi? Phoenix Star, devi restare sveglio. Ancora poco ce la faccio,
Non spaventarmi così. Se quanto dice è vero, devi raccontare la tua verità fino alla fine. Finiremo entrambi nei guai se la tua testimonianza diventa non più, più attendibile. Va bene. Tu tienimi sveglio e io continuo a parlare. Bene, dunque, andiamo avanti. Arriviamo infine al vostro criminale successivo. Al vostro crimine successivo. Sai già di chi parlo, vero? Questa lettera di sfida è stata recapitata all'ultimo bersaglio, quello che vi avrebbe scagionati. È indirizzata a Sai Nijima, a me. Spiegami ogni cosa. Se me la ricordo bene, è perché sono ancora tutto drogato. Ed è diventata sera. Siamo andati dritti a casa, eh? Qualcuno di voi è riuscito a contattare Haru? Io no. Ma che? Io neppure. Non risponde. Non sembra neanche che abbia visto la nostra chat. Sono preoccupata per lei. Oh, chissà quando ci risponderà. Spero che Haru stia bene. Ah, io credo di sì. E immagino di non poter fare nulla, Morgana, vero? Allora cosa intendi fare? Incredibile, posso fare qualcosa. Allora, andiamo prima su Affari Loschi. Benvenuto su Affari Loschi di Tanaka. Signor Joker, hai aperto la porta su un mondo di possibilità impensabili per i comuni mortali. Ora potrai trovare qualsiasi oggetto raro tu possa desiderare. Mica tanto, comunque. Prendiamo questo. Ascolta, visto che un po' di soldi ce li abbiamo, facciamo uno di tutto. Perché dobbiamo aumentare l'inventario di questo tizio. Bene, basta così. Finora hai speso un totale di 66.000 yen. Buone notizie, signor Joker. Hai speso oltre 50.000 yen. Hai ottenuto il grado Oscurità. Ora puoi acquistare tutti i prodotti di livello Oscurità. Il tuo ordine arriverà presto. Comprendiamo il tuo entusiasmo, ma ti chiediamo di pazientare. Se non sbaglio ci vogliono 2 giorni. Torna presto a trovarci! Quando mi arriverà l'ordine, di sicuro. Allora, siccome non possiamo uscire e non possiamo fare granché, o facciamo gli strumenti o facciamo il caffè. Allora, abbiamo 10 curry e 18 caffè. Direi che è abbastanza di curry e caffè, però quasi quasi farei un altro curry. Vediamo se ci sono gli ingredienti. Ehi, ci sono un po' di ingredienti per il curry. Prepari un po' di curry. Facciamo il curry. Ehi, stai preparando la cena. Sto tornando a casa, ma attenzione coi fornelli, ok? Sì, capo. Oh, ma come? Ok, capo. Sembra che stia andando tutto bene. A proposito, cos'era quella polvere marrone che hai aggiunto? Ingrediente segreto del curry, caffè. Se usato nel curry, il caffè istantaneo può rendere il piatto più complesso e più amaro. Il caffè ha proprietà anti... Porco Dio, non riesco più a farlo. Il caffè ha proprietà antiossidanti e dimagranti, ma in grosse quantità può rendere il curry eccessivamente amaro. Caffè istantaneo? Non ci avrei mai pensato. Mescoli tutto con tale slancio. E se l'ingrediente segreto del curry fosse la fiducia in se stessi? Non credo proprio, però abbiamo scoperto che puoi mettere anche il caffè ora. Wow, il curry ha un profumo squisito. Sarà un successone. Assaggiamolo. Mangio solo curry nella mia vita. Sembri proprio fiero di te. Beh, altri 2 curry non possono fare male. D'altronde non penso. Allora, a parte che i vecchi curry ce li abbiamo da 2-3 mesi forse. Però non penso che li userò mai. Metti caso che però negli ultimi palazzi ci possa servire. Il preside Okumura è morto. Coincidenze? Io non credo. Hanno fatto i memini. Che l'abbia ucciso un malore? No, impossibile. Quindi è omicidio. Che paura. Potrebbe essere l'evento del secolo. E la Madonna, neanche il ritorno del Salvatore. Madonna. Calando tutto quanto la nostra positività. Oh, Phoenix-kun. Chiedo scusa se scrivo così presto di mattina. A casa le acque sono più calme, quindi ho pensato che era il caso di riferire una cosa. Stai bene? Sì, grazie. In effetti c'è una cosa che ha attirato la mia attenzione, però penso che sarebbe meglio discuterla con tutto il gruppo. Faremmo bene a vederci al ritrovo dopo la scuola. Sembra che Haru se la stia cavando in qualche modo. Va bene, allora incontriamoci tutti dopo la scuola. Va bene.
Non facciamo i sospetti e non vediamoci tutti quanti prima della scuola, allora. Wow, Okumura è stato assassinato. Era una trasmissione in diretta, vero? Se non era malato, sarà stato ucciso. È successo qualcosa alla studentessa modello, ora sembra diversa. Eppure, mi spiace per lui, andarsene in quel modo. Nessuno l'avrebbe mai pensato che sarebbe successo. Noi non l'avevamo calcolato, certo. Con questi preparativi sono finalmente conclusi. Finiranno rifiutati da quella stessa opinione pubblica che li chiamava alleati della giustizia. Lei sarà la prossima. Sì, ne ho già parlato con le risorse umane. Sarà una grande responsabilità, ma di certo la vedrà come un onore. I colpevoli degli arresti mentali che insegue da tutto questo tempo. Davvero, diverranno quei criminali che abbiamo voluto che fossero, come le sue istruzioni. Stanno cercando di farci passare per i cattivi cattivoni. Dobbiamo costruire una società dove i giovani possono sperare in un futuro migliore e... Il volume è così alto! Ma dov'è Haru? Ci ha chiamati lei, prima o poi arriverà. Anche se le acque si sono calmate, dovrà occuparsi di molte cose dopo quanto è successo a suo padre. Cosa? Aspetta! Che succede? Che c'è? La gente sta scrivendo che abbiamo ucciso noi, Okumura! E ti pareva? Si aprono le danze, infine. Cosa? Pensateci, Okumura è collassato in quel modo durante una conferenza stampa di scuse causate da noi. Però... erano tutti a tifare per noi, ora ci trattano come degli assassini. Ma che voltafaccia, Fulmineo! Non sanno niente di noi. Calmatevi, non è detto che la pensino tutti. Ma non c'è modo di far valere la nostra prospettiva. Ecco Haru. Haru! Scusatemi per l'attesa. E sono stata io a chiedervi di dedicarmi del tempo. Le mie condoglianze, deve essere dura. Sto meglio adesso. Vi ho chiamati perché c'è qualcosa che mi preoccupa. Avete colpito voi il preside? Come? Eh? Il preside? Parli del nostro? Sì. Cosa te l'ha fatto pensare? Ieri un procuratore mi ha fatto visita. Una donna chiamata Nijima-san. Ma è... L'ho sentita dire che hanno trovato una lettera di sfida nell'ufficio del preside. Considerando che era appena successo, doveva riferirsi alla Shujin. Non ne sapevo niente! Non vi sembra strana la cosa? Magari me lo sto immaginando, ma è come se le cose stessero peggiorando troppo in fretta dopo l'incidente di Okumura. Che vuoi dire? Forse il vero responsabile ci sta incastrando. Come? Davvero? Avrebbe senso. Allora dobbiamo trovarlo il prima possibile. Fermiamoci a riflettere. Possiamo veramente presumere di essere stati incastrati? Non ne conosciamo il vero obiettivo. Cos'altro possiamo fare allora? Calmiamoci un attimo. Da quanto ha detto Haru, anche la polizia sospetta i ladri fantasma dell'omicidio. Non sarebbe saggio muoverci senza pensarci bene. Dobbiamo comportarci da normali studenti per un po'. Tra l'altro, la settimana prossima ci sono gli esami. Esami? In un momento come questo? Ah, Futaba, quanto ti invidio. Futaba? Eh? Scusa, pensavo una cosa. Devo andare a casa a controllare. Ciao. Chissà cosa si tratta. Comunque, dobbiamo comportarci bene e non attirare l'attenzione, capito? Sì, signora. Io sono il capo, lei è la vice. L'abbiamo capito ormai. Ryuji è il braccio destro. Ryuji è il braccio destro, lei è la vice capo. Non dirmi che sono stati i ladri fantasma a fare questo Okumura. Sono eroi, non lo farebbero mai. Qualcuno ancora la pensa come noi? Tutto il resto del mondo? Ah, siete delle merde. Sarebbe una vera delusione se si scoprisse che sono dei criminali. Deve essere una specie di trucco, non lo farebbero mai. Non mi viene in mente nient'altro, deve essere così. L'opinione pubblica è veramente una roba molto, molto volubile. Hanno trovato una lettera di sfida dal preside, ma è impossibile.
È stato qualcuno di voi, vero? È ridicolo! Perché la gente pensa che i ladri fantasma siano colpevoli di ciò che è successo al preside Okumura. Non farebbero mai nulla del genere. Non è così? Assolutamente. Sì, io mi fido di loro. Comunque, sembra che tutti si siano dimenticati di quello che hanno fatto fino a questo momento. Ma questo non mi fermerà. Continuerò a fare il tifo per loro. Assicurati di dirglielo. Beh, ci vediamo. Mishima è di vedute un po' ristrette, ma in fondo è una brava persona. Non possiamo deluderlo. Immagino di non poter fare niente neanche oggi, Morgana, eh?